Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Sapete quanto mi piacciono i risotti? Inutile dirlo, da buona milanese il riso mi piace cucinato in tutte le maniere. E uno dei modi che adoro di più cucinare il riso è con i funghi pioppini. E oggi lo prepareremo insieme in Cucina con Agnese. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 240 g di riso carnaroli, 200 g di funghi pioppini, da cui ho pulito la base, e quelli più grossi li ho tagliati a metà. 40 g di burro diviso in due parti, 20 e 20, formaggio grattugiato. Io utilizzo il timo, fresco o secco, ma se volete anche del rosmarino è perfetto per questa ricetta. Del brodo vegetale, del vino bianco secco e del sale. Andiamo ai fornelli, mettiamoci subito a cucinare. In questa casseruola ho fatto sciogliere metà della quantità della noce di burro data nella lista degli ingredienti. Andiamo ad aggiungere subito i funghi. Diamo una veloce mescolata, aggiungendo anche un pizzico appena appena di sale. Del timo secco e un filo di brodo per farli ammorbidire prima. Lasciamoli andare fino a che il brodo si sarà ridotto del tutto. Come vedete non ho proprio messo neanche mezzo bicchiere. Il nostro brodo si è asciugato del tutto, andiamo ad aggiungere il riso. Andiamolo a tostare un attimo insieme ai funghi. Sfumiamo con del vino bianco secco. Lasciamo evaporare il vino adesso e aggiungiamo poi il brodo vegetale, lasciando cuocere il riso per il tempo indicato sulla confezione. Per il nostro ci vorranno circa 16 minuti. Ci vediamo dopo che io vado ad apparecchiare la tavola. Ci siamo quasi, mancano 2 minuti proprio, il riso è pronto, l'ho già assaggiato, è per me perfetto. Vado ad aggiungere il burro, do un'ultima mescolata, spengo anche il gas, manteco bene, perfettamente all'onda, lo adoro questo riso e non vedo l'ora di andare a gustarlo. E come ultimo ingrediente del formaggio. Io impiatto e andiamo a mangiare. Ma quanto buono e invitante può essere questo risotto? Qui c'è un profumino che non vi so dire. Andiamo subito a mangiarlo caldo e fumante. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Non perdetevi tutte le altre buonissime ricette presenti sul canale YouTube di Cucina con Agnese, perché vi vedo io che le andate a guardare. Ci vediamo domenica prossima e buon appetito! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.